Camera ardente Costanzo, criticati i selfie fan con Maria De Filippi. Ha creato molto scalpore la notizia in cui si vedono diverse persone chiedere un selfie a Maria De Filippi alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo, un gesto a cui lei ha consentito senza opporsi. Ma era davvero necessario farlo in un momento del genere? Diventa un caso sociale, dove si hanno diverse fazioni di pensiero, tra chi lo ritiene indispensabile vista la sua notorietà e chi lo ritiene disgustoso. Probabilmente non è giusto schierarsi da una o dall'altra parte, ma certamente bisogna avere un gran coraggio a fare una richiesta simile in un momento del genere. Del resto siamo nell'epoca dei mi piace, dell'apparire a tutti i costi, e sinceramente questo comportamento non meraviglia più nessuno. Ci siamo dimenticati forse delle foto sorridenti e in posa davanti alla palazzina di Avetrana o del relitto della Costa Concordia all'isola del Giglio. Vengono dunque spontanee delle domande. La tecnologia ha alienato la nostra razionalità? Il progresso ci fa regredire? Questo è probabile. Ma cerchiamo di analizzare la situazione. Chissà come avrebbe reagito una persona comune a una richiesta del genere. Sicuramente avrebbe rifiutato la richiesta a muso duro. De Filippi ha dimostrato grande umanità, non solo nei suoi programmi ma anche nella vita. Ognuno elabora il lutto a suo modo e forse ha bisogno in questo momento di sentire anche la vicinanza dei suoi fan. Che del resto, sono il motivo del suo grande successo, oltre la bravura, e tollera anche la loro invasione fuori luogo. Portarsi a casa il selfie di Maria De Filippi alla camera ardente del marito è un trofeo del quale andare poco fieri. Un trofeo che sfiora il macabro, ma tant'è. È successo di nuovo. Quello che conta veramente è che ancora non sappiamo, e forse non sapremo mai, se a Maria De Filippi ha fatto piacere. Evidentemente se fosse stata contraria non si sarebbe concessa, quindi da un lato è anche ingiusto rivolgere così tante critiche a chi le ha posto la domanda seppur discutibile ma in modo garbato e lei ha consentito liberamente a scattare un selfie. Davanti a certe situazioni diventa importante ai giorni d'oggi porsi le domande giuste e cercare di non farsi sopraffare dal voler apparire a tutti i costi. Perché alcune volte è meglio un selfie e meno e qualche parola di conforto, detta bene. Nel momento giusto, seguita da un abbraccio. Probabilmente Maria De Filippi avrebbe apprezzato di più e si sarebbe portata lei a casa, un'immagine indelebile di un gesto di conforto, sincero. Piantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.